Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'ultima catechesi ho messo in luce come l'Eucaristia ci introduce nella comunione reale con Gesù e il suo mistero. Ora possiamo porci alcune domande in merito al rapporto tra l'Eucaristia che celebriamo e la nostra vita come Chiesa e come singoli cristiani. Come viviamo noi l'Eucaristia? Come viviamo la Messa quando andiamo a Messa la domenica? È solo un momento di festa? È una tradizione consolidata che si fa? È un'occasione per ritrovarsi o per sentirsi a posto? Oppure è qualcosa di più? Ci sono dei segnali molto concreti per capire come viviamo tutto questo, come viviamo l'Eucaristia. Segnali che ci dicono se noi viviamo bene l'Eucaristia o non la viviamo tanto bene. Il primo indizio è il nostro di guardare e considerare gli altri. Nell'Eucaristia Cristo attua sempre nuovamente il dono di sé che ci ha fatto sulla croce. Tutta la sua vita è un atto di totale condivisione di sé per amore. Perciò egli amava stare con i discepoli e con le persone che aveva modo di conoscere. Questo significava per lui condividere i loro desideri, i loro problemi, quello che agitava la loro anima e la loro vita. Ora noi, quando partecipiamo alla Santa Messa, ci ritroviamo con uomini e donne di ogni genere, giovani, anziani, bambini, poveri e benestanti, originari del posto e forestieri, accompagnati da familiari e soli. Ma l'Eucaristia che celebro mi porta a sentirli tutti davvero come fratelli e sorelle? Fa crescere in me la capacità di gioire con chi gioisce e di piangere con chi piange? Mi spinge ad andare verso i poveri, i malati, gli emarginati? Mi aiuta a riconoscere in loro il volto di Gesù? Tutti noi andiamo a Messa perché amiamo Gesù e vogliamo condividere la sua passione e la sua risurrezione nell'Eucaristia. Ma amiamo come Gesù vuol che amiamo a quelli fratelli e sorelle più bisognosi? Per esempio a Roma, questi giorni, abbiamo visto tanti disagi sociali, o per la pioggia che ha fatto tanto male a quartieri interi, o per la mancanza di lavoro, questa crisi sociale da tutto il mondo. Mi domando, ogni di noi domandiamoci, io che vado a Messa, come vivo questo? Mi preoccupo di aiutare, di avvicinarmi, di pregare per loro che hanno questo problema? Ma sono un po' indifferente. O forse mi preoccupo di chiacchierare, ma hai visto come stava vestita quella o come stava vestito quello? E dalle volte si fa questo, no? Dopo la messa, o no? Si fa, eh? E quello non si deve fare.
dobbiamo preoccuparci per i nostri fratelli e sorelle che hanno un bisogno, una malattia, un problema. Pensiamo, ci farà bene oggi, pensiamo a questi fratelli e sorelle che hanno oggi problemi qui a Roma, problemi per la pioggia, per questa tragedia della pioggia e problemi sociali del lavoro. E chiediamo a Gesù, a questo Gesù che noi riceviamo nell'Eucaristia, che ci aiuti a aiutarli. Un secondo indizio molto importante è la grazia di sentirsi perdonati e pronti a perdonare. A volte qualcuno chiede perché si dovrebbe andare in chiesa, visto che chi partecipa abitualmente alla Santa Messa è peccatore come gli altri. Quante volte abbiamo sentito questo? In realtà, chi celebra l'Eucaristia non lo fa perché si ritiene o vuole apparire migliore degli altri, ma proprio perché si riconosce sempre bisognoso di essere accolto e rigenerato dalla misericordia di Dio fatta carne in Gesù Cristo. Se ognuno di noi non si sente bisognoso della misericordia di Dio, non si sente peccatore, ma meglio che non vada a messa, perché noi andiamo a messa perché siamo peccatori e vogliamo ricevere il perdono di Gesù, partecipare della sua redenzione, del suo perdono. Quel confesso che diciamo all'inizio non è un pro forma, è un vero atto di penitenza. Io sono peccatore e confesso. Così incomincia la messa. Non dobbiamo mai dimenticare che l'ultima cena di Gesù ha avuto luogo nella notte in cui veniva tradito. In quel pane e quel vino che offriamo e intorno ai quali ci radioniamo si rinnova ogni volta il dono del corpo e sangue di Cristo per la remissione dei peccati. E dobbiamo andare a messa umilmente come peccatori. E il Signore ci riconcilia. E un ultimo indizio prezioso ci viene offerto dal rapporto tra la celebrazione eucaristica e la vita delle nostre comunità cristiane. Bisogna sempre tenere presente che l'Eucaristia non è qualcosa che facciamo noi, non è una nostra commemorazione di quello che Gesù ha detto e fatto. No. È proprio un'azione di Cristo, è Cristo che lì attua, che è sull'altare, è Cristo il Signore, è un dono di Cristo il quale si rende presente e ci raccoglie attorno a sé per nutrirci della sua parola e della sua vita. Questo significa che la missione e l'identità stessa della Chiesa sgorgano da lì, dall'Eucaristia, e lì sempre prendono forma. Una celebrazione può risultare anche impeccabile dal punto di vista esteriore, bellissima, ma se non ci conduce all'incontro con Gesù Cristo, rischia di non portare alcun nutrimento al nostro cuore e alla nostra vita. Attraverso l'Eucaristia, invece, Cristo vuole entrare nella nostra esistenza, permearla dalla sua grazia, così che in ogni comunità cristiana ci sia coerenza tra liturgia e vita. Questa coerenza tra liturgia e vita. Il cuore si riempie di fiducia e speranza pensando alle parole di Gesù riportate nel Vangelo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna
e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Viviamo l'Eucaristia con spirito di fede, di preghiera, di perdono, di penitenza, di gioia comunitaria, di preoccupazione per i bisognosi e per i bisogni di tanti fratelli e sorelle, nella certezza che il Signore compirà quello che ci ha promesso, la vita eterna. Così sia.